Ciao e benvenuti in una nuova e sensazionale puntata del Chiedilo a Cristian. Chiedilo a Cristian. Oggi abbiamo quattro semplici domande, molto belle, cinque in realtà. So neanche più contare, in realtà non ho mai saputo contare, dato la mia media in matematica, data la mia media. Però prima, come al solito, voglio informarvi di alcune news. Allora, settimana scorsa ho fatto il mio primo concorso pianistico, è andato molto bene, sono arrivato secondo nella mia categoria, che era quella degli studenti del triennio, e sono contentissimo, spero di farne altri, in modo tale da essere sempre più motivato, e quindi sono piccole soddisfazioni che danno soddisfazione. Questo qui è l'attestato, e sono molto contento. Poi, altra cosa molto importante, dato che appunto quando ho fatto questo concorso avevo le mani praticamente gelate, ed è sempre così, ogni qualvolta mi ritrovo a suonare in un auditorium o comunque in una sala molto grande, molto fredda, e quindi che difficilmente si riscalda velocemente, sai, per un pianista avere le mani gelate, tu lo sai meglio di me, non è proprio il massimo, quindi ho detto cacchio, se metto i guanti non mi si riscaldano perché, boh, non mi si riscaldano, come se le isolo le mani e il sangue non circola. Le metto sul calorifero, sì, ha senso solo per quel momento in cui le metto, poi per il tragitto in cui vado all'auditorium diventano ghiacciate. Se le metto sotto l'acqua calda, diventano calde in quel momento, poi diventano più fredde di prima, perché arriva tutta l'aria fredda sulle mani. Quindi mi sono adoperato per un'altra soluzione, che è la seguente. Ho acquistato da Amazon, sì, Zippo Hand Warms, che significa zippo scaldamani. Praticamente è uno zippo, sai, tipo quelli con la quale uno ci si accende le sigarette. Lo apri e lo apri una seconda volta e qui dentro ci butti la benzina per il zippo. Quindi ci metti un bel po' di benzina, in realtà c'è il misurino che non ho preso. Riempi metà misurino, tutto il misurino, lo metti qui dentro. Poi ci metti questa seconda, bene, mi sto gnaccando tutte le mani, ci metti questa seconda cosa che non so come si chiama, gli dai fuoco con un accendino o con uno zip per 10-15 secondi e questo inizia a scaldare. Più benzina metti, più questo inizia a scaldare. Ovviamente si raggiungono anche i 40 gradi e quindi se non vuoi ustionarti lo metti in questo sacchettino che ti danno sempre in dotazione, questo lo devi comprare a parte, la benzina la devi comprare a parte, quindi questo poi te lo puoi mettere in tasca, che ti riscalda la tasca, te lo puoi mettere dove vuoi, ma soprattutto in mano che ti riscalda le mani ed è molto buono, ovviamente più benzina metti, più brucia, più calore produce, più ti riscaldi le mani, quindi l'autonomia è bella lunga, non è che dura un'ora, no, se metti abbastanza benzina può durare 3, 4, 5, 6 ore, quindi è veramente ottimo e te lo consiglio. Costa, questo l'ho pagato 25 se non mi sbaglio, la benzina qualche euro, 2-3 euro e mi sono armato. Funziona, testate, quindi puoi utilizzarlo anche tu. Passiamo quindi ora veramente, veramente alle vostre domande. Domanda numero 1, Cettina Romano. Questa domanda mi ha preso veramente il cuore. Ciao Cristian, ti seguo da un po'. Anche su YouTube, in particolare il Chiedilo a Cristian, grazie per tutti i tuoi video e i tuoi tutorial in generale. Volevo farti una domanda. Purtroppo anche se sono arrivata a un settimo anno di piano, ho dovuto lasciare quest'anno per via dell'università chimica, che mi prende troppo tempo e non posso fare entrambe le cose. E questa cosa al pensiero mi distrugge, ma l'università mi piace troppo, anche perché penso che avrei qualche possibilità in più lavorativa. Ma comunque ho appena preso la laurea, voglio continuare col piano, anche se però ormai sarà troppo tardi, ma la mia passione rimane. Pensi che abbia fatto bene a lasciare? Ancora sono in tempo per iscrivermi, io adoro la musica, sopra ogni cosa, più della mia stessa vita, ma penso anche di non voler deludere mia madre che sta facendo sacrifici per mantenermi gli studi. Spero che farai un video in questa domanda, eccetera, eccetera, un caro saluto. Allora, ovviamente si continua a tenere in allenamento da autodidatta. Carissima Cettina, allora, innanzitutto complimenti perché arrivare ad un settimo anno non è da tutti e si possono fare già cose molto molto
carina al pianoforte, anzi, decisamente. Io purtroppo, secondo il mio punto di vista, io sono uno che insegue le proprie passioni. Dico sempre di seguire la propria vocazione interiore. Ora, detto così, sembra un po' degli argomenti astratti, ma è quello che penso realmente. Ovvero seguire quello per la quale tu sei nato. Non credo io nel destino, ma credo che ognuno è propenso nel scegliere qualcosa, che sia il calcio, che sia la pallavolo, che sia il tennis, che sia il pianoforte. Ognuno ha una propria strada. Quindi di seguire quello che hai dentro, anche perché tu ti immagini poi ad entrare comunque in un settore lavorativo e dover fare per un sacco di ore al giorno, probabilmente 8 ore al giorno, una cosa che o ti piace fare o che non ti piace fare. Ovviamente i tuoi livelli di stress saranno superiori se sei costretto a stare tante ore a fare qualcosa che non ti piace. Ora, se tu mi hai detto che stai studiando chimica e vorresti diventare una chimica, spero che tu possa lavorare in un ambiente dove tu ti possa dedicare alla chimica 24 ore su 24. Io amo il pianoforte, amo la musica in generale e sto cercando di far di tutto per vivere 24 ore su 24 dedicato alla musica. Ora, per me questo non è un lavoro. Ogni volta che vado a Grosseto, che abbiamo la sede del sito pianosolo.it, spesso mi sento un po' estraneo, perché il sabato e la domenica io le passo a lavorare, le passo a produrre video, produrre articoli, a organizzare questo, organizzare quell'altro, mentre gli altri dicono: oh, ma non esci stasera. Io sto molto bene, anzi sto meglio quando lavoro, quindi quando sto immerso nella musica. Questo significa avere passione, quando non ti pesa quello che fai, ma anzi, ma una cosa che tu lo faresti anche gratuitamente. Quindi credo che non ci sia niente di meglio che avere una passione e lavorare con quella passione. Se la tua passione è la chimica, io sono contentissimo per te, però se senti veramente che il pianoforte ti manca e che vuoi lavorare con quello, allora secondo me è una scusa del fatto di riuscire a trovare meno lavoro, perché come ho detto tante volte, c'è questo immaginario collettivo dell'artista morto di fame, ma l'artista può andare in giro anche col BMW se sa promuoversi bene. Guarda a Levi. Ora, non voglio dire se bravo o cattivo, se no mi arrivano 3.000 critiche. Bravo o no, guadagna più di tutti noi messi assieme. Quindi è possibile guadagnare con la musica, che sia musica classica, musica moderna, eccetera. Ovviamente c'è molto più mercato in una musica più popolare. Più si va sul comune, sul generale, più si hanno possibilità di sfondare. Quindi questo lo devi vedere veramente tu, in base a qual è la tua passione più forte. Io comunque mi auguro un in bocca al lupo per il tuo futuro, sia per la tua carriera universitaria e per tua mamma che ti supporta economicamente, perché si fanno enormi sacrifici, sia soprattutto anche per i tuoi studi musicali, e comunque anche il conservatorio ora ha delle rette praticamente universitarie. In bocca al lupo per tutto e fammi sapere che cosa hai scelto. Ciao! Ci scrive poi Davide Campilongo. Prima di tutto voglio farti i miei complimenti, perché non solo sei molto bravo, ma fra i tanti sei tu l'insegnante che mi esprime più fiducia per cominciare a studiare seriamente il piano. Ti ringrazio infinitamente. Strumento che da anni ho cercato di studiare da autodidatta, ad orecchio, senza spartiti e senza avere risultati concreti, dato che questo è il mio obiettivo. Visto che sono un cantante professionista ed è arrivato il momento di fare le cose bene e seriamente. In attesa di sapere chiaramente quali tuoi video e lezioni precise devo seguire, soprattutto dove trovarli dato che hai pubblicato un'infinità di cose. Grazie Cristian, in bocca al lupo, saluti, gradirei risposta. La risposta è qui Davide, grazie a te per avermi iscritto. Guarda, ti dico subito che ho creato un sito diversi anni fa, lezionipianoforte.com, senza il D, lezionipianoforte.com, dove cerco di racchiudere tutti i video che ho pubblicato su YouTube, sia nel mio canale, sia nel canale di Piano Solo, in categorie. Ovviamente, siccome ho pubblicato, come dici tu, oltre 500-600 video, è difficile avere una scaletta, anche perché questa scaletta io non me la sono mai posta, quindi pubblico un po' video qua e là. Non mi piace essere costretto a pubblicare questa cosa, non mi piace avere delle scadenze, sono praticamente uno spirito libero e se c'ho voglia di pubblicare questa cosa lo faccio. È appunto una passione questa dei video, non un lavoro, quindi lo faccio quando mi capita. Tuttavia, sempre con pianosolo.it, stiamo ora, io assieme al mio socio Giulio, stiamo cercando di costruire un percorso dove chiunque è asciutto di musica può arrivare ad un buon livello, seguendo tutti gli articoli, tutti i video in ordine cronologico
e anche appunto di difficoltà con gli esercizi allegati, la parte teorica allegata, la parte pratica e così via. Quindi non appena è pronto questo, credo che sarà perfetto per te. Tieniti aggiornato sul piano solo, eventualmente iscriviti alla newsletter, così ti arriverà un'email non appena tutto sarà pronto, e fallo perché secondo me è una cosa grandissima. Ci stiamo lavorando molto, ma prima di pubblicarlo vogliamo che la lista sia completa ed affidabile. Domanda, non ho scritto Enrico J. Mi scrive: ciao Cristian, scusa l'ignoranza, figurati, ma se in uno spartito ci sono due note l'una sopra l'altra, cosa vuol dire? Ti saluto, complimenti, grazie di tutto. Significa che devi suonare quelle due note contemporaneamente. Se sono tre note una sopra l'altra, tre note contemporaneamente, e così via. Ed è così che infatti si scrivono gli accordi all'interno di uno spartito. Ok? Tutto chiaro? Ciao. Ci scrive Elisa. Ciao Cristian, todo bien? Todo bien, todo bien. Visto che mi piace molto ascoltare Bach e Mozart, potresti consigliarmi qualche spartito? Buona domenica e complimenti ancora per la storia. Allora, ti ringrazio, sono contento che la storia ti abbia appassionato. Sai, a volte parlare dei compositori è un po' astratto, ma se si raccontano degli aneddoti, delle storie, si fanno dei confronti fra di loro, li si rendono un po' più umani, è anche un po' più interessante parlare di questi compositori che sembrano così astratti e immortali, che lo sono immortali, però se pensi che alcuni fino a un secolo fa erano ancora vivi, questa è una cosa veramente incredibile che ci fa rabbrividire. Quindi non sono poi cose così troppo lontane da noi. Quindi, tornando alla tua domanda, quali spartiti consigliarti? Ora, io non so il tuo livello, quindi non posso consigliarti uno spartito. Se tu mi dici, guarda, sono attorno a un terzo anno, te lo consigliavo. Se sono attorno a un ottavo anno, te lo consigliavo. Ma non avendo un riferimento, non me l'hai scritto, non posso dirtelo. Anche perché se sei troppo bravo e ti consiglio un minuetto semplicissimo di Bach, ci rimani male. E se sei all'inizio e ti consiglio una toccata e fuga di Bach, ci rimani male comunque perché magari non saresti in grado di farla. Quindi fammi sapere meglio, se no non posso risponderti. Ciao! Ci scrive Kratilov. Informazioni, composizione. Ciao Cristian, avrei due domande. La prima è sulla nona sinfonia di Beethoven. Ho letto su un sito questo testo, l'incipit della sinfonia, è celebre per la quinta vuota, la mi, priva della modale. Mi sapresti spiegare cosa significa e in che modo la modale può dare completezza ad un brano? Te lo dico subito. Allora, partiamo da qualche piccolo fondamentale di armonia. Che cos'è la nota modale? Ovviamente parliamo di accordo. Un qualsiasi accordo che sia maggiore o minore contiene la nota modale. Per farla molto breve, la nota modale è la nota di mezzo di un accordo in stato fondamentale. Quindi, per esempio, in un accordo di Do maggiore, Do mi sol, la nota modale è quella di mezzo, che ha altri due nomi: mediante, perché sta in mezzo, o caratteristica, perché caratterizza il modo, anche qui, anche perché è una delle tre note caratteristiche, assieme al sesto grado e al settimo grado. Ora, però, in questo caso è appunto modale, perché dà il modo all'accordo. Se noi togliessimo la terza nota, che è la modale, e quindi resterebbe solo Do sol, noi non possiamo definire se si tratta di un accordo maggiore o un accordo minore, perché manca la modale. Se noi mettessimo il mi naturale, otteniamo un accordo maggiore, sensazione di felicità. Se ora questa nota la rendiamo bemolle, otteniamo un accordo di Do minore. Quindi il modo dell'accordo, maggiore o minore, cambia solo ed esclusivamente dalla terza nota, che si chiama modale, perché appunto questa nota che dà il modo è modale. Se è così è maggiore, se è così è minore. L'inizio della nona sinfonia inizia appunto con questo accordo, con questo bicordo, la mi, che noi non sappiamo se si tratta di un la minore o di un la maggiore, perché manca la modale, manca la nota di mezzo. Beethoven avrebbe potuto fare tantissimi miliardi di la mi, mi la, ma basta solo che uno ci metta un do naturale in tutto questo, che è la nota di mezzo. Se uno ci mette questo do, tutto diventa minore. Se a differenza mettiamo la mi, mi la, è un do diesis,
tutto l'accordo prende il maggiore. Quindi noi possiamo avere tantissime note esterne nell'accordo, quindi tantissimi la mi, ma una sola nota modale e ci cambia il colore completo dell'accordo. La mi, do, la minore tutto, la mi, do diesis, diventa la maggiore tutto. Quindi questa è la forza della modale, che Beethoven sicuramente ha voluto tenere questo effetto, ha voluto dare un effetto di indeterminatezza, non si sa se questo accordo iniziale è maggiore o minore. Ecco qui la spiegazione. La seconda domanda è: nel notturno opera 55 numero 1 in fa minore di Chopin, ogni nota si dovrebbe essere bemolle. Nella prima parte c'è un si normale, naturale, che però nel complesso non stona. Come mai? Se dimmi il perché, te lo dico subito anche adesso. Per quanto riguarda il notturno in fa minore, che per renderci conto poi di cosa stiamo parlando è questo qui, e mi scuso degli errori ma non l'ho mai studiato, lo sto leggendo a prima vista. Eccetera. Ad un certo punto io credo che tu ti riferisci a questo passaggio. Allora, riparte tutto. Ora, credo che ti riferisci alla mano sinistra, che qui diventa il si, diventa naturale. Ora, partendo dal presupposto che un compositore può fare tante modulazioni quante cacchio ne vuole, e quindi ci sta che in uno spartito dove tutti i si sono bemolli puoi trovare tantissimi si naturali. In questo caso specifico, qui modulato sicuramente in la bemolle maggiore, che è la relativa maggiore di fa minore. Poi modula ancora. Sembra che va quasi in sol minore. Invece siamo ancora sulla dominante di fa minore. E questo accordo lo riconferma. Il Do inizia a fare da pedale. Questo movimento ostinato si dice che diventa pedale. E perché abbiamo questo accordo col Si naturale che giustamente ci sta molto bene? Stesso accordo, se ci fai caso, che utilizza Mozart nella Sinfonia 40. E questo è lo stesso effetto. Che accordo è questo? È l'accordo che è stato costruito sul sesto grado della scala minore, quindi in questo caso siamo in fa minore, ma andiamo più leggermente sul la minore, che la tonalità di quella sinfonia, almeno ora l'ho fatta in la minore. Ti ripeto che ogni pezzo può essere suonato in qualsiasi altra tonalità. Prendere semplice la cosa, la scala, il sesto grado di la minore e sicuramente il fa, se parliamo sia di scala naturale sia di scala armonica, perché nella melodica le cose cambiano. Quindi il sesto grado è fa. Se ora noi ci costruiamo un accordo sul sesto grado, otteniamo fa, la, do. Se noi ci aggiungiamo il settimo grado, la settima, a questo accordo, otteniamo fa, la, do, mi bemolle o re diesis. E questo accordo ha questa tendenza di spingere sul quinto grado. Ok? Stessa cosa che fa Chopin qui. Questo accordo, che in realtà sarebbe re bemolle, fa la bemolle che è stato messo, si naturale, spinge su do maggiore,
che è la dominante, ovvero il quinto grado di fa minore, che è lo stesso di, appunto, dicevo. Quindi è solo questione di armonia e di analizzare. Ovviamente per poter fare queste analisi, che ora sono anche piuttosto semplici, però ci sono tessuti armonici molto più complessi, ci vogliono delle buone conoscenze di armonia per capire appunto perché Chopin a un certo punto quindi mette un fa bemolle, che cosa sta a significare. O possono essere note di passaggio, note strane all'armonia che possono cadere sia in battere che in levare. Insomma, ci sono un sacco di regole che ora ovviamente anche sia per motivi di spazio e di tempo non posso dirti, ci vorrebbe un corso a parte che non sono neanche in grado di reggere, perché l'armonia è una materia così vasta e complessa che ce ne sarebbe da dire dalla mattina alla sera. Però questa era la mia spiegazione del perché si può avere il si bemolle, scusa, il si naturale in una tonalità dove in chiave c'è il si, mi, la e re bemolle. Spero che anche oggi tutti abbiano chiariti i propri dubbi. Sicuramente ci saranno altri approfondimenti che potrete fare da qualche altra parte. In ogni modo, continuate a scrivermi commenti sulla mia pagina Facebook, che in genere è lì che guardo molto i messaggi, sul forum di Piano Solo, per email, su Twitter, pochissimo, non ci vado mai perché non lo so usare. E insomma, scrivetemi e seguitemi sul mio sito cristiansalerno.com. Ciao, voglio!